E da qua inizia la nostra avventura verso la maratona. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me. Buongiorno! Buongiorno. Sto bussando, ma non sono altro. Allora, presentati, coach. Ti posso chiamare mister, allenatore? Ma, come funziona nella corsa? Ma no, dai, anche perché io non faccio il coach di mestiere, quindi sono solo un buon maratoneta. Ti ho portato un po' di gadgets della nostra community, esco a correre. Grazie. Che ormai... adesso sarà brandizzato tantissimo. Ormai conosci. Io adesso prendo e mi vesto. Spiegami a cosa serve questo test di 5 km. Allora, prima di tutto ci scaldiamo, facciamo una decina di minuti di riscaldamento, poi 5 km dove andiamo ad aumentare ogni chilometro e tu devi arrivare alla fine che non ce la fai più. Morto. È un test massimale per vedere dove arriva il tuo battito cardiaco massimo e soprattutto capire la tua velocità media su un test di questo genere, perché comunque non hai fatto gara da un bel po' di tempo. Ma e quindi... Ok, cioè in realtà non ho mai fatto gare. Ma e quindi serve anche a capire in quanto effettivamente posso, a quanto posso puntare per correre la maratona. Possiamo anche stimare a che tempo. Ok, perfetto. E quanto ti in quanto dovrei correre lì 5 km? Ma secondo me, beh, li correrai sicuramente sotto la mezz'ora. Secondo me 25 alto me lo aspetto, dai. Allora, sei pronto? Carichissimo. Carichissimo, andiamo a correre. Usciamo a correre. Poi questa è una zona spettacolare per correre. Qua, se vi ricordate, abbiamo fatto la Jubilee Greenway e passa proprio di qua, pensate, proprio sotto casa sua. Pronti per fare questo test? Si parte, cazzo! Boom! 3, 2, 1. Chilometro e due. She ain't mine, but she look fine. Gonna take some time, gonna make her mine, gonna make her mine. A metà strada, dai. I'm the man, I got the plan. When it hits the fan, do all I can, do all I. Chilometro tre. Dai, che ne mancano solo due. Adesso ne facciamo ancora uno così, poi nell'ultimo devi fare una progressione, quindi tieniti un po' di energie. Quali? Da qua è solo 1500. Sì. Inizia a spacchettare i metri, vedrai che ti sembra più facile. 1500 metri. Facile che pensare a un chilometro e mezzo. La mia mente pensa a sopravvivere non ai chilometri, ai metri. Settecento metri, è tutta testa.
Ed eccomi qua, ebbene sì, allenerò Riccardo Zanetti. Per chi non lo conoscesse, Riccardo è un grande youtuber italiano che tra l'altro abita qua a Londra, esattamente come me, ed è diventato anche un amico. Riccardo parla di crescita professionale, di libertà finanziaria, ogni tanto parla di sfide come questa. Non è in realtà un runner vero e proprio, corre per mantenersi in forma, meno di 30 km alla settimana, è un vero e proprio principiante, però ha sempre avuto il sogno di correre la maratona. E quindi ho pensato che questa potesse essere un'occasione bellissima per creare una rubrica che sarà formata da diversi video dove racconteremo tutta la trasformazione di una persona normale, giovane, però appunto non runner del tutto, che diventa piano piano un maratoneta. Così posso aiutare voi che magari siete dei principianti, magari che volete fare la maratona per la prima volta. Cerchiamo di divertirci, ma anche di dare dei contenuti validi, o perlomeno faremo il possibile. Come avete visto, la prima cosa che ho fatto fare a Riccardo è un test di 5 km, perché lui non gareggia da tantissimo, appunto non è un vero e proprio runner, quindi l'ultima gara l'avrà fatta anni fa. E per poter iniziare anche solo a pensare di mettere giù una tabella bisogna avere dei dati di partenza, e quindi si parte sempre, perlomeno per me, con un test. Gli ho fatto fare 5 km dove è partito a ritmo abbastanza buono per poi salire fino al massimale. L'obiettivo di questo test qual è? Prima di tutto vedere quanto ci mette a correre 5 km. Seconda cosa, capire come si comporta il suo cuore, ovvero la frequenza cardiaca massima, la frequenza cardiaca media, e cercare anche di intuire qual è la sua soglia anaerobica. È vero, i dati sono pochissimi perché è un solo test, però mi serve per partire da qualche parte. Altra cosa importante, mi serviva per vedere come corre, qual è la sua postura, come appoggia il piede, se è bello dritto, se ha qualche problema di, appunto, di postura o nella sua economia di corsa, insomma cercare di capire la persona che avevo davanti, perché io e Riccardo non abbiamo mai corso insieme. E da lì, ovviamente con questi dati, ora ho abbastanza materiale per iniziare ad inquadrare la preparazione. È una preparazione di 18 settimane dove trasformerò questo youtuber in un vero e proprio maratoneta. L'obiettivo sarà quello di correre la maratona in circa 4 ore, lui vorrebbe correrla sotto le 4 ore, vediamo quello che si può fare. Penso che sia una sfida difficile perché abbiamo appena 18 settimane. La maratona che è stata scelta non ve lo diciamo ancora, ve lo diremo un pochettino più in là, così ci seguite, vi raccontiamo piano piano e step by step, però penso che sarà una bellissima avventura. Con questa rubrica voglio condividere con tutte quelle persone che magari sono alle prime armi oppure che vogliono correre per la prima volta una maratona, far capire quali sono le cose indispensabili. Ci sarà questa tabella che poi noi condivideremo con voi, la mettiamo a disposizione di tutta la community, così potete vedere passo per passo quello che sta facendo Riccardo. La tabella sarà fatta su misura, per ora ho buttato giù il primo blocco di 4 settimane per creare un pochettino il fondo proprio sulla base di questi dati che abbiamo preso dal test. Io adesso più o meno so come impostare il suo ritmo, qual è il suo ritmo del lento, qual è il suo ritmo da tempo run, qual è il suo ritmo per fare le ripetute, eccetera. Ma all'inizio creeremo tutta la fase aerobica, un po' la parte della fondamenta della piramide, che è veramente fondamentale perché lui appunto non è abituato a stare sulle gambe per tanti chilometri e soprattutto correre con costanza non è di sua abitudine per ora. Quindi dobbiamo trasformarlo in un vero e proprio runner. Maratona per principianti. Test perché ovviamente Riccardo non ha mai fatto gare. Se avete fatto una gara di recente va benissimo utilizzare anche quel tempo per poi calcolare i vari passi. Per calcolare i passi, quindi ritmi di allenamento, vi metto sotto il link in descrizione, io utilizzo VDOT Calculator perché è quello più semplice, quello più efficace nel calcolare velocemente i ritmi, anche se in realtà ci servono a poco questi dati, ci servono solo per i lenti, perché li faccio fare per un mese solo lenti con allunghi per costruire quella base aerobica, più ovviamente un po' di forza muscolare, un po' di cross training. Poi faremo un altro test per vedere
come migliora la sua condizione aerobica e vedere anche se migliora il tempo solo 5 km e poi quando andiamo a fare lavori più specifici andiamo effettivamente a prendere o a migliorare questi ritmi d'allenamento per fare poi il tempo run e allenamenti più specifici. Vi parleremo proprio di tutti gli step principali per un principiante per fare la maratona. Comunque vi dico già delle basi. Prima cosa, se siete dei principianti e volete fare la maratona, individuate quale maratona volete fare. Mi raccomando, mettetevi abbastanza tempo per preparare la maratona. Se partite, come per esempio, come sta facendo Riccardo, dove correte circa 30 km alla settimana, avete bisogno di un bel po' di tempo, almeno 18 settimane, per arrivare nella condizione giusta per poter correre la maratona. Mettetevi un obiettivo che sia credibile con voi stessi e che sia fattibile. Riccardo vuole correre sotto le 4 ore, per me ce la può fare, 4 ore è il target giusto per lui. E una condizione per me abbastanza importante, l'ho detto spesso in questo canale, è riuscire a correre una 10 km sotto l'ora. Se non riuscite ancora per ora a correre una 10 km sotto l'ora, non pensate alla maratona. Questo è un mio consiglio personale, magari qualcuno là fuori, altri allenatori o altre persone specializzate magari potrebbero pensarla differentemente, ma io sono convinto che se ci impiegate di più a correre la 10 km, più di un'ora, evidentemente prima bisogna lavorare su quella base, ok? Riccardo non ha problemi a correre una 10 km sotto l'ora. Se avesse problemi a correre la 10 km sotto l'ora, gli consiglierei di lasciar perdere, di prepararsi prima per una 10 km e poi mettersi in mente di fare una maratona. Per quale motivo? Perché se ci mettete già più di un'ora per fare 10 km vuol dire che proprio la condizione aerobica è veramente non è sufficiente per poter iniziare la preparazione di una maratona. Poi mi raccomando, scarpe per la preparazione, è importante utilizzare le scarpe giuste, ma poi ne parleremo in un altro video perché con Riccardo andremo proprio a parlarne in maniera un pochettino più approfondita, ma scegliete le scarpe giuste perché inizierete a fare tanti chilometri, molti di più rispetto a quello che probabilmente siete abituati, e la scarpa è fondamentale. Se potete, fatevi seguire da qualcuno o magari iscrivetevi a una squadra o comunque cercatevi un supporto, che siano di amici, di altri runners, perché la maratona è un viaggio bellissimo. Il viaggio inizia dal momento che si inizia la preparazione, anzi dal momento che ci si iscrive alla gara, ma è un viaggio impegnativo e se non avete intorno persone che hanno voglia di supportarvi, se ce l'avete in famiglia benissimo, se ce l'avete tra gli amici benissimo, se no cercatevi veramente una squadra di calcio, una squadra di running che vi possa supportare, o ancora meglio, perché no, un allenatore, un advisor, un consulente, qualsiasi cosa, insomma, che vi possa accompagnare. Altra cosa fondamentale, secondo me, l'alimentazione. E anche qui ci faremo dei video ad hoc, però l'alimentazione deve un pochettino cambiare perché ci stiamo preparando per qualcosa che è impegnativo per il nostro fisico, quindi dobbiamo mangiare bene, dobbiamo alimentare il nostro corpo nella maniera corretta per poter fare gli allenamenti giusti. Stare bene fisicamente è fondamentale e quindi l'alimentazione, secondo me, è davvero importante. Questi sono un pochettino i pilastri fondamentali, ma poi abbiamo tempo, questa rubrica entrerà nel dettaglio di ogni singola cosa importante secondo noi e attraverso il viaggio di Riccardo Zanetti condivideremo tutto. Andate sul suo canale perché anche lui racconterà la sua storia, la sua versione, io racconterò la mia da allenatore. Grazie per essere arrivati fino a qua. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se state arrivando perché avete visto il video di Riccardo Zanetti sono molto felice di avervi qua. Io sono Simone Luciani, questo Esco a Correre, community bellissima, secondo me, formata da runners bellissimi, favolosi, e benvenuti. E soprattutto, come dico sempre, correte e fate l'amore. Ciao!